Antonio Costa di Radio Sportiva, ma anche di Sesta Rete, una rete qua locale che segue le gesta del Catania. Allora, cosa possiamo dire di questa partita? Intanto premettiamo subito che forse è stato il più bel Catania visto quest'anno. Ah, mi è piaciuto sicuramente moltissimo nei primi 45 minuti, e poi pian piano è anche chiaro, Giacomo, che non riuscendo ad andare in gol si è un po' spenta la vena della squadra rossa-azzurra, anche se in un certo senso sicuramente, come dici tu, è stato un bel Catania, un Verona che ha atteso proprio le mosse dei rossa-azzurri e che appunto ha forse rischiato sicuramente più del Catania, a parte qualche occasione frammentaria che la stessa squadra scaligera era riuscita a creare con Alfredson, ma nulla di più. Però sicuramente ai punti vincerebbe il Catania, ma di punti alla fine per il Catania ce n'è soltanto uno, e questo non fa bene alla classifica della squadra di Gigi Decani. Ecco, possiamo dire che è cambiato qualche cosa effettivamente. Per esempio, guardando quanto hanno fatto in campo l'11 schierato dall'inizio, per esempio Guarente davanti alla difesa, a parte qualche piccola sbavatura, ma ha fatto abbastanza bene. Questo è importante in virtù del fatto che noi abbiamo sempre lamentato che a centrocampo ci sono stati problemi. Sì, ha commesso ancora, come dicevi tu, qualche piccola sbavatura, un paio di volte si è incaponito in alcune giocate che lo hanno visto tornare sui suoi passi, e poi in quel caso o in quei casi i giocatori del Verona spesso sono riusciti a rubargli la palla, però è sembrato sicuramente un Guarente più vivo e anche più quadrato rispetto alle volte precedenti. Io credo che però oggi sicuramente sia stato dimostrato ancora una volta che il Catania, questo Catania, non può fare a meno di capitan Mariano Izco, che è davvero fondamentale. Non è bastato e non può bastare certamente al Catania, che ha avuto anche delle buone giocate nel trio d'attacco, che però non è riuscito ad andare in gol davvero per un pelo in diverse occasioni. È stato ottimo l'apporto di Castro sulla sinistra, a Leto è mancato davvero forse soltanto il gol, Barrientos pure lui è fondamentale, lo sappiamo. Incoraggia il fatto che sia rientrato Gonzalo Borghesi a soli 45 giorni dalla frattura riportata al perone nel match contro la Juventus. Però il problema è sempre quello: se non segni alla fine non puoi muovere la classifica più di tanto. È vero che lo fai con un pareggio, ma non può essere sufficiente in questo caso. Certo, sempre meglio di perdere, per carità, perché naturalmente una sconfitta sarebbe stata assolutamente letale, ma lo aveva detto anche De Canio ieri in conferenza stampa: l'obiettivo oggi era vincere, e il Catania non è riuscito purtroppo per la squadra rossa-azzurra a conquistare i 3 punti. Ecco, eravamo abituati forse bene, troppo bene in passato, con queste veloci ripartenze sulle fasce, questi cross che arrivavano in aria. Non si vede più una fuga sulla fascia, il cross al centro è sparito, anche in questa serata, diciamo, parzialmente dominata dal Catania, ma non si è visto praticamente nulla di questo. Sì, anche perché sono certamente cambiati gli interpreti, soprattutto sulla catena di sinistra, che da questo punto di vista, come tu sicuramente sottolineavi, quello del mettere il pallone in mezzo, quello del sovrapporsi sulle corsie laterali, era certamente quella più prolifica, con il Papu Gomez e con Giovanni Marchese. Sono cambiati sì gli interpreti, però effettivamente comunque funzionano in un certo senso in ogni caso, anche se non si vede più quel cross al centro come tu sottolineavi, perché adesso è anche difficile trovare un battitore di testa, non che ci fosse prima, perché comunque Gonzalo Borghesi difficilmente può garantire tanti gol di testa, nonostante sia stato protagonista di diverse reti comunque, con un'incursione che proveniva da dietro. Però al tempo stesso bisogna anche considerare che la qualità dei giocatori del trio d'attacco del Catania di quest'oggi non poteva lasciar pensare ad un colpo di testa, ad una stoccata di questo tipo. Magari ce la saremmo aspettata sicuramente dai difensori centrali, da Spolli e le Grottaglie, che hanno forse fatto fatica a salire anche per controllare la rapidità di Turber Gomez, che sono stati domati benissimo, e ovviamente lo stacco imperioso di testa di Luca Toni, anche lui abbastanza abulico quest'oggi grazie ai difensori rossazzurri. Però alla fine si torna a casa con un punto. Ecco, una cosa che deve far riflettere ovviamente il calciomercato, potrà dire qualche cosa, il cosiddetto mercato di riparazione,
Catania sì, è anche stato bello da vedere, ma l'ultimo tocco in porta non è arrivato da nessuno, a prescindere da quelli che sono stati gli interpreti, coloro che sono presentati a tu per tu con il portiere. Non c'è stata la prova dell'attaccante, ecco, l'attaccante, il vero attaccante. Per esempio poco fa è passato Toni, no? Che da solo faceva reparto, cercava di tenere alta la squadra del Verona, però non c'è stato questo elemento. Quindi purtroppo bisogna dire che sì, il Catania ha giocato bene, ha cercato di imbrigliare il Verona, avrebbe meritato ai punti probabilmente anche la vittoria, però manca il finalizzatore, che Berghessio anche in passato non è che abbia dimostrato di essere un grande, come si dice, cecchino. Sì, anche se fortunatamente dalla sua parte ci sono i numeri che dicono che, nonostante non sia un attaccante eccessivamente prolifico, comunque la scorsa stagione, lo scorso campionato ha comunque realizzato 13 reti. Certo, manca proprio quello al Catania, manca il gol, perché manca l'ultimo passaggio, perché manca il tiro decisivo, e lo si è visto anche oggi, perché più volte Barriento e Selleto hanno provato a duettare, hanno anche indovinato diversi triangoli, diverse triangolazioni con il Pitu che ha acceso soprattutto nel primo tempo il gioco del Catania. Però è anche normale andare a sottolineare che quando metti la palla in mezzo nessuno riesce a dare la stoccata giusta per buttarla dentro, evidentemente qualcosa ti manca là davanti, perché se segni poco, al di là della condizione psicologica, in questa fase forse c'è bisogno di qualcosa di più, nonostante si continui a ribadire e a pensare certamente che gli attaccanti del Catania non siano affatto rappresentanti di un reparto avanzato di secondo livello. Però va così, il presidente Pulvirenti ha detto in conferenza stampa la scorsa settimana che verrà puntellata la rosa un po' in tutti i reparti, e quindi sicuramente lo farà anche in attacco. Ecco, ma te ti convince questa cosa? Cioè, secondo te, alla luce dei 10 punti in classifica, e sperando ovviamente che anche le altre squadre che precedono abbiano facciano il cosiddetto passo falso, anche se sono impegni proibitivi, voglio dire, dovrebbero restare ancorate sul punteggio attuale, però vedi una possibilità in più da stasera? Cioè, sei un po' più convinto rispetto a prima di questo incontro? Si è aggiustata un po' la cosiddetta baracca, gli animi, lo spirito, la voglia di salvarsi? L'hai vista, l'hai toccata più con mano rispetto all'altra partita che abbiamo malauguratamente perso? Non è facile rispondere a questa domanda. Ti dico che di sicuro non vedo possibilità in meno. Probabilmente perché il Catania non ha nulla da perdere trovandosi all'ultima posizione, ma al tempo stesso perché, così come abbiamo anche ribadito in apertura di commento, certamente il Catania ha fatto vedere uno spirito diverso, e quindi facendo vedere sicuramente che può reagire, e lo ha mostrato anche ingraziandosi proprio il pubblico che ha tributato numerosi applausi, soprattutto al termine del primo tempo. Probabilmente questo dà coraggio il fatto anche che stiano tornando pian piano gli interpreti del Catania titolare. È chiaro che l'obiettivo diventa anche quello di andare a fare risultato a Roma, o comunque di andare a conquistare almeno un punto, di progredire anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico e del gioco. Non sarà assolutamente facile, perché sappiamo che la Roma di quest'anno è davvero incredibile, nonostante abbia collezionato 4 pareggi consecutivi, ma ha recuperato Francesco Totti, e quindi poi vediamo cosa combinerà, ma sicuramente è un Catania in crescita, ma che deve fare ancora qualcosina in più. Bene, allora noi